La Mazda CX-30 è una crossover media derivata dalla recente berlina 3. Lunga 440 cm, è a metà strada fra la più piccola CX-3 e la più grande CX-5. Lo stile è quello delle Mazda più recenti, che presenta quindi un cofano anteriore piuttosto lungo, dei fari sottili e grintosi, uniti alla mascherina decisamente ampia. Le fiancate sono molto pulite, e la parte posteriore filante con lunotto inclinato. Si notano in modo particolare queste enormi protezioni nere lungo la fiancata, che danno un tocco di personalità ulteriore. Nell'insieme ci pare che questa macchina metta insieme bene praticità d'uso, grinta ed eleganza. La plancia è quella della berlina 3. È moderna, ha forme fluide ed è curata nei particolari. Il cruscotto, contornato dalle due bocchette, ha un monitor di 7 pollici al centro. Non manca neppure l'head-up display, utile e raro nella categoria, mentre il comparto multimediale è gestibile da uno schermo di 8,8 pollici. Posto in alto, si vede bene, ma non è touch. Per comandarlo, c'è un pomello sul tunnel. Davanti, l'abitabilità è decisamente buona. La seduta come altezza si posiziona a metà strada fra quella di una SUV vera e propria e quella di una berlina. E poi qui in mezzo c'è un ampio bracciolo, decisamente comodo. Dietro il divano è sagomato in modo da accogliere al meglio due persone e ci sono anche due bocchette del clima. In generale si ha l'impressione di viaggiare in un ambiente raffinato, studiato fin nei dettagli, con quell'attenzione che è consueta per le auto giapponesi. Questa è una crossover da famiglia, ma che non vuole rinunciare a una linea filante. Ecco allora che il bagagliaio ha una capienza di 422 litri. Adeguata anche per andare in vacanza, ma non da record per la categoria. E, a differenza di qualche rivale, il divano non è scorrevole. Benvenuto è invece il portellone d'apertura elettrica, di serie già dal secondo livello di allestimento. La CX-30 si può avere con la trazione anteriore integrale e col cambio manuale o automatico. Quanto ai motori, al 1.8 diesel da 116 cavalli si affiancano due versioni ibride leggere, con una piccola unità elettrica che supporta i 2000 benzina, proposti con 122 o 180 cavalli. Quest'ultima versione, la Skyactiv X, è molto innovativa. L'accensione della miscela avviene in maniera simile a un diesel, per migliorare i consumi. Di solito le Mazda si distinguono per il comportamento fluido e la risposta armonica dei comandi, eppure questa CX-30 non fa eccezione. Lo sterzo è gradevole nell'uso, il rollio in curva progressivo e ben contenuto, il cambio manuale preciso e dolce negli innesti. Questa versione 2000 ibrida leggera da 122 cavalli è fluida e silenziosa finché si viaggia tranquilli, ma non bisogna chiederle riprese decise in quinta e in sesta marcia. Nei sorpassi e in salita vanno sfruttati gli alti regimi per muoversi con brio. La Mazda CX-30 è già ordinabile e le prime consegne sono previste per la seconda metà di settembre. I prezzi partono da 24.750 euro per la 2000 ibrida Evolve. Fra i pregi di quest'auto è sicuramente da citare la dotazione in rapporto al prezzo. Basti dire che già l'allestimento base prevede di serie, quindi incluso nel prezzo, il navigatore, i cerchi in lega, il clima bizona e anche il cruise control adattativo, che consente di regolare automaticamente la distanza dai veicoli che precedono.